Salve a tutti, benvenuti nel canale di Passione Uncinetto. Oggi realizzeremo insieme queste simpatiche decorazioni per la casa o per l'albero ed è il risultato di un sondaggio su Instagram fatto qualche giorno fa. Avete votato in gran numero una decorazione, io ho pensato di portarvi il Babbo Natale per appendere, però si può utilizzare anche come portachiavi, come segnaposto, con una calamita dietro anche per metterlo come decorazione in cappe o frigo, e si può utilizzare anche come applicazione nei fuori porta. Quindi ci sono tantissime idee per come utilizzarlo ed è semplicissimo e velocissimo da realizzare. Prima di presentarvi i materiali e metterci al lavoro, vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. In più, vi volevo invitare a seguirmi sulla mia pagina Facebook e la mia pagina Instagram Passione Uncinetto. E lì cercherò con delle storie e dei post di anticipare ciò che poi porterò qui sul canale e in più faremo dei sondaggi come quello che abbiamo fatto pochi giorni fa per decidere i prossimi progetti. Se il video vi piace lasciatemi un pollice in su e ora andiamo alla presentazione dei materiali. Per questo progetto utilizzerò cotone fiocco color pelle, color rosso e color bianco. Lo lavorerò con uncinetto numero 3, poi avrò bisogno delle forbici e delle decorazioni per gli occhi. Io in questo caso ho utilizzato queste che sono adesive, però potete utilizzare anche le perline e magari con un goccino di colla per tessuti o di colla a caldo attaccarle. Prendiamo il cotone color pelle e facciamo un cerchio magico. Entriamo con l'uncinetto, tiriamo il filo e realizziamo due catenelle che ci sostituiscono la prima maglia alta. Nel cerchio dobbiamo lavorare 12 maglie alte totali, quindi la prima l'abbiamo fatta con le due catenelle, facciamo la seconda e in tutto ne dobbiamo lavorare 12. Fatte le nostre 12 maglie alte, tiriamo la codina del cerchio, la stringiamo e ci chiudiamo nella seconda catenella iniziale con maglia bassissima. Quindi facciamo passare il filo nelle asoline. Abbiamo terminato la faccia del nostro Babbo Natale, quindi facciamo una catenella aggiuntiva e possiamo tagliare il filo. Stringiamo e ora possiamo prendere il bianco. Entriamo in questa catenella, quella di chiusura, in questa maglia. Questa è l'ultima e questa è la seguente. Quindi entriamo nella maglia, prendiamo il filo e ce lo portiamo, ce lo tiriamo all'interno. Prendiamo le codine e ora le mettiamo affiancate perché ce le lavoreremo. Qui faremo due catenelle che ci sostituiscono la prima maglia alta e nello stesso punto lavoreremo un'altra maglia alta. Quindi due maglie alte nello stesso punto. Tiriamo la codina così, nel punto seguente, che è questo, lo prendiamo per intero, lavoriamo sempre due maglie alte, uno e due. Quindi per 6 maglie consecutive lavoreremo 2 maglie alte per ogni maglia. Quindi per ora abbiamo lavorato
1, 2, 3 gruppetti di 2 maglie alte. Queste codine le possiamo lasciare perché ora le taglieremo. Ora lavoriamo il quarto gruppetto di 2 maglie alte. Il quinto. E il sesto. Sempre 2 maglie alte. Quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Proseguiamo lavorando le restanti 6 maglie. Dobbiamo lavorare delle mezze maglie alte, quindi 2 mezze maglie alte per ogni maglia. Quindi 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2, fino ad arrivare alla fine. Quindi questa è la quarta maglia, la quinta, e la sesta, ultima maglia. Ci chiudiamo qui nella seconda catenella iniziale con maglia bassissima. Quindi abbiamo lavorato per 6 maglie, 2 maglie alte per ogni maglia, e per le restanti 6, 2 mezze maglie alte per ogni maglia. A questo punto iniziamo la realizzazione della barba. Quindi facciamo 3 catenelle, saltiamo un punto e andiamo nell'altro e facciamo una maglia bassa. 3 catenelle, saltiamo un punto, andiamo nell'altra maglia bassa. 3 catenelle, saltiamo, andiamo nell'altra maglia bassa. Abbiamo fatto già 1, 2, 3 archetti, in tutto ne dobbiamo fare 6. Quindi continuiamo, 3 catenelle, questo è il quarto archetto, facciamo il quinto, saltiamo una maglia, andiamo nell'altra maglia bassa, e ora facciamo l'ultimo, saltiamo una maglia e andiamo qui alla fine maglia bassa. Quindi in tutto 1, 2, 3, 4, 5, 6 archettini. Facciamo una catenella, voltiamo il lavoro, entriamo nel primo archetto lavorando una maglia bassa, filo sull'uncinetto, maglia alta, maglia alta, quindi in tutto 4 maglie alte, 3, 4 e una maglia bassa. Nell'altro archetto ripeteremo questa lavorazione, una maglia bassa, 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4, una maglia bassa. Quindi facciamo questi gruppetti di una maglia bassa, 4 maglie alte, una maglia bassa per ogni archetto fino ad arrivare all'ultimo archetto. Abbiamo lavorato i nostri 6 archetti. Arrivati a questo punto facciamo una catenella e voltiamo il lavoro. E qui dobbiamo andare nella parte davanti, precisamente, guardate con l'uncinetto, entriamo nella maglia che abbiamo saltato dei 2 giri precedenti. Vi ricordate quando abbiamo fatto le nostre catenelle? Quindi andiamo in questa maglia, entriamo, la prendiamo così,
e entriamo con maglia bassissima, quindi già ci siamo agganciati al primo archetto. Da questo punto possiamo mettere il lavoro in questo modo, vi verrà ancora più semplice. Realizziamo 3 catenelle e questa volta andiamo nell'altro archetto, sempre qua nella maglia centrale. Dobbiamo chiuderci con maglia bassissima, quindi non più con maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3. Andiamo nell'altro archetto, qui. Andiamo nella maglia centrale e ci chiudiamo con maglia bassissima. Abbiamo creato finora 1, 2, 2 archetti, 3 catenelle, andiamo nel punto successivo, quindi nell'archetto successivo, entriamo nella maglia centrale e facciamo la nostra maglia bassissima. 1, 2, 3, in tutto dobbiamo creare 5 archetti, quindi entriamo nella maglia, maglia bassissima, 1, 2, 3, entriamo nell'ultimo archetto qui e facciamo la nostra maglia bassissima. Il lavoro risulterà così. Abbiamo creato 1, 2, 3, 4, 5 archetti totali. Quindi il primo giro abbiamo fatto 6 archetti, nel secondo ne faremo 5. Rientriamo nella lavorazione, facciamo una catenella e voltiamo il lavoro. E qui lavoriamo precisamente la stessa cosa che abbiamo fatto nel giro precedente. Facciamo una maglia bassa, 4 maglie alte, 1, 2, 3, 4 e una maglia bassa. La stessa cosa ripetiamo nell'archetto successivo. Una maglia bassa, 4 maglie alte, una maglia bassa. E così facciamo per tutti e 5 gli archettini. Ci rivediamo quando arriviamo alla fine. Arrivati alla fine, guardate, 1, 2, 3, 4 e 5. Abbiamo completato, questa è la parte, il verso esatto, abbiamo completato anche il secondo giro. Dobbiamo fare solo il giro, l'ultimo giro. Quindi quello proprio vicino alla faccia. Facciamo una catenella e voltiamo il lavoro. Qui ci dobbiamo agganciare ai punti, quindi alle maglie alte della faccia. Guardate, in corrispondenza, qui dove siamo noi, andate in corrispondenza, la prima maglia alta da lavorare è questa. Quindi prendiamo, abbiamo fatto già la catenella, prendiamo l'uncinetto, lo portiamo qui, prendiamo la maglia, così da sotto, entriamo proprio nella maglia e ci agganciamo con maglia bassissima. Guardate, così facciamo passare direttamente il filo nella solina. Da qui faremo 3 catenelle, 1, 2, 3. Entriamo nel punto successivo, che è questo, sempre da sotto. Prendiamo il filo, lo facciamo passare direttamente nella solina. Quindi facciamo una maglia bassissima. Di nuovo 1, 2 e 3. Entriamo nel punto
Punto successivo, che è questo, entriamo da sotto, prendiamo il filo e lo facciamo passare nella solina. Di nuovo 1, 2 e 3, andiamo nel punto successivo, passiamo e facciamo la maglia bassissima. Quindi facciamo passare il filo direttamente un attimino nella solina. Allora rientro, prendo il filo e lo faccio passare direttamente. Finora abbiamo fatto 1, 2, 3, ora dobbiamo fare l'ultimo archetto. Devono venirne 4, 3 catenelle, 1, 2 e 3, entriamo nel punto e facciamo passare direttamente il filo nella solina. Tiriamo un pochino, guardate, qui è in corrispondenza e qui arriviamo in corrispondenza da questa parte e abbiamo realizzato 4 archetti, quindi 4, 5 e 6. Si parte dai 6, poi i 5 e poi i 4. Rientriamo nell'asola con l'uncinetto, facciamo una catenella e voltiamo il lavoro. E qui dobbiamo fare sempre la stessa cosa in questi archettini. Dobbiamo lavorare una maglia bassa, 4 maglie alte, quindi 1, 2, 3 e 4 e una maglia bassa. In quello successivo la stessa cosa, maglia bassa, 4 maglie alte, 1, 2, 3 e 4 e maglia bassa. E ripetiamo questa lavorazione per gli altri due archetti restanti. Terminata la lavorazione dei 4 archetti, abbiamo chiuso con la maglia bassa. Facciamo una maglia bassissima sempre nell'archetto, catenella e possiamo tagliare il filo. Lo sfiliamo e lo stringiamo. Questo è il risultato della lavorazione della barba. Guardate, ora possiamo eliminare queste codine. Le potete fare anche prima perché se vi danno fastidio le potete eliminare prima. Queste le abbiamo lavorate. Invece per quella là che abbiamo fatto del cerchio magico, la facciamo passare in due punti, guardate, e la tagliamo. Qui questo filo invece, o con un ago, con l'uncinetto, lo fate passare nella lavorazione. Ora possiamo lavorarci il cappellino. Prendiamo il rosso. Lo mettiamo in corrispondenza del lavoro. Guardate, saltiamo questo punto ed entriamo in quello successivo. Ci prendiamo la codina del rosso, facciamo una catenella, che in questo caso ci sostituirà la prima maglia. Entriamo nel punto successivo e facciamo la maglia bassa. Quindi contando la catenella abbiamo fatto 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. 10 maglie basse. Questo punto lo saltiamo, quindi uno da qui e uno da qua. Senza fare la catenella, voltiamo il lavoro direttamente ed entriamo non in questo punto che è il primissimo che dovremmo lavorare, ma entriamo in quello successivo direttamente e ci lavoriamo una maglia bassa. Quindi continuiamo una maglia bassa per ogni maglia fino ad arrivare all'ultimo punto. Facciamole insieme. Arrivati qui, ci lavoriamo l'ultimo punto, così. Voltiamo il lavoro, non entriamo in questo punto, quindi che sarebbe il primo, ma entriamo direttamente nel secondo, facendo una maglia bassa. E facciamo sempre una maglia bassa per ogni maglia fino ad arrivare all'ultimo punto dall'altra parte. Qui abbiamo l'ultimo punto, lo lavoriamo e voltiamo il lavoro. E abbiamo fatto 1, 2, 3 giri. Entriamo sempre non nel primo, ma nel secondo direttamente, quindi senza fare la catenella per voltare il lavoro e continuiamo una maglia bassa per ogni maglia che abbiamo a disposizione fino ad arrivare all'ultima. Voltiamo e facciamo la stessa cosa, saltiamo il primo, andiamo nel secondo e facciamo sempre una maglia bassa per ogni maglia. Voltiamo, entriamo sempre nel secondo punto, lavoriamo sempre maglia bassa su maglia bassa. Voltiamo, entriamo sempre nel secondo, guardate, man mano si restringe. Siamo arrivati già a 3 punti. Voltiamo. Lavoriamo 1 e 2 punti. Voltiamo nuovamente e lavoriamo un punto solo, che è questo, che è quello finale. E abbiamo terminato la lavorazione del nostro cappellino. In totale abbiamo realizzato il giro e la riga iniziale, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e l'ultimo punto 9. Facciamo una catenella aggiuntiva e possiamo tagliare il filo e lo stringiamo. Quindi questo cappellino poi lo sistemeremo così, come abbiamo fatto per questi qua, guardate, messo un pochino di traverso, però se lo volete utilizzare lo potete utilizzare anche così per com'è, perché è molto carino, quindi a voi la scelta di come sistemarlo poi nella parte finale. Continuiamo, dobbiamo creare i baffi. Puoi fare una piccola decorazione della bocca, quindi col rosso, e inserire gli occhietti e il nasetto. Quindi andiamo per ordine. Questo lo posiamo qui. Prendiamo sempre il bianco e realizziamo i baffi. Quindi facciamo un cerchio magico, entriamo con l'uncinetto
prendiamo il filo, facciamo una catenella, rientriamo nel cerchio e facciamo una maglia bassa. Ora lavoriamo, per come abbiamo lavorato la barba, 4 maglie alte. Scusate, 3 maglie alte, perché la barba l'abbiamo lavorata a 4 maglie alte. In questo caso, per il baffetto, ne lavoreremo 3 maglie alte e una maglia bassa. Di nuovo una maglia bassa e ripetiamo 3 maglie alte, 1, 2, 3 e una maglia bassa. Ok, abbiamo terminato. Tiriamo la codina, stringiamo il nostro cerchio. Guardate. Ora cosa dobbiamo fare? Prendiamo questa codina che abbiamo tirato, la facciamo passare nella lavorazione fino ad arrivare a metà. Guardate. Facciamo così, guardate che a metà, quando siete sicuri di averla sistemata per bene, così possiamo tirare e stringere il cappietto. Stringete il più possibile e abbiamo creato i nostri baffetti. Guardate, tagliamo il filo, facciamo un nodino fra quello iniziale e finale, anche se poi verrà attaccato, quindi con o la colla per tessuti o con la colla a caldo, e quindi non c'è problema che si levi. Però se voi volete potete cucirlo anche con l'ago, quindi lasciate la codina più lunghetta e con l'ago poi lo andrete ad inserire, che lo inseriremo sotto il nasetto. In questo caso io l'attaccherò con colla per tessuti, quindi mi tiro il nodino più nella parte centrale e posso tagliare corti i miei fili. E qui abbiamo il baffetto pronto. Ora dobbiamo fare il nasetto. Per il nasetto prendiamo il cotone color pelle, facciamo un cerchio magico, entriamo con l'uncinetto, ci tiriamo il filo all'interno e facciamo una catenella. Dentro il cerchio lavoreremo, dobbiamo lavorare 6 maglie basse. Una l'ho fatta, 2, 3, 4, 5 e 6. Tiriamo la codina bella stretta. Rientriamo nel cerchio, quindi rientriamo nella solina e ci chiudiamo nella prima maglia che abbiamo fatto con maglia bassissima. Quindi entriamo, tiriamo il filo e lo facciamo passare all'interno di tutte e due le asoline. Tiriamo la codina e ora con le mani, guardate, facciamo una pressione nelle parti laterali, guardate, così. Lo stringiamo, guarda, e abbiamo creato il nostro nasetto. Semplicissimo. Quindi che cosa facciamo? Tagliamo il filo. Facciamo passare nella solina tutte e due, sia quello iniziale e sia questo finale. Facciamo passare, tiriamo quello finale, così blocchiamo anche quello, la codina che abbiamo tirato del cerchio magico.
Tiriamo per bene, stringiamo così. E questo potete o come me attaccarlo con la colla per tessuto e collocarlo a caldo oppure cucirlo nella lavorazione. Qui possiamo fare la stessa cosa, o fate un nodino oppure. Se come me utilizzate la colla, non c'è bisogno perché poi verrà comunque sigillato, quindi lo possiamo tagliare. E qui abbiamo il nasino. Abbiamo tutte le parti, ci manca ora solo il pompon, così poi lo completeremo. Quindi posiamo il nasino qui e realizziamo il piccolo pompon da applicare al cappellino. Prendiamo il cotone bianco, lo sistemiamo così con le nostre due dita e facciamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. 20 giri. Lo sganciamo e lo sistemiamo così, tenendolo. Prendiamo le forbici e tagliamo il filo. Poi prendiamo un pezzetto di filo, lo tagliamo, lo sistemiamo al di sotto della lavorazione, quindi a metà. Prendiamo questo filo che abbiamo tagliato e facciamo un doppio nodo. Guardate, l'ho passato una volta. E lo ripasso per la seconda volta. Mi raccomando, se fate così vi troverete bene perché non si allarga la lavorazione. Dopodiché stringete il più forte possibile. Facciamo un altro nodo. Così. Quindi stringiamo. Prendiamo queste due codine e mettiamo così il filo. Ora con le forbici entriamo e tagliamo qui dove è piegato. Sempre tenendolo così, dobbiamo fare tagliare il filo in modo tale da creare un pompon, un piccolo pompon. Potete utilizzare in alternativa i piccoli pompon che vendono, quindi li trovate facilmente anche nei negozi dei cinesi, ci sono proprio dei pompon piccolini e potete utilizzare comunque direttamente quelli. Io vi sto facendo vedere comunque un metodo proprio tutto fatto a mano. Lo modelliamo tutto per bene, da tutte le parti. Guardate. Quando vi sembra già abbastanza carino, diciamo omogeneo, possiamo già direttamente applicarlo alla lavorazione.
Dopo averlo sistemato, se voi ci fate caso, essendo un piccolo pompon, qui al centro si vede che non è compatto. Quindi cosa facciamo? Prendiamo un goccino di colla per tessuti e la mettiamo al centro, proprio un goccino. Stringiamo la lavorazione. La teniamo un po' ferma e quindi uniamo la parte centrale. Questa è comunque una soluzione per avere un pompon più compatto. Lo teniamo, guardate, già si è unito, dico, voi aspettate un po' di più e poi se c'è bisogno lo sistemate sempre con le forbici per renderlo tutto compatto. Dopo aver fatto anche il pompon, che posiamo sempre qui, dobbiamo solo, prima di sistemare il tutto, fare la bocca. Quindi prendiamo il rosso, è proprio veramente semplice, prendiamo l'uncinetto, calcoliamo che nella barba abbiamo 1, 2, 3, 4 centrali, quindi quelli là proprio vicini. Prendiamo i due punti centrali, mettiamo il rosso di sotto. I due centrali sono 1 e 2, queste parti. Quindi entriamo e ci tiriamo il rosso. Quindi ci tiriamo una codina del rosso. Ok. Io forse mi sono tirata, ecco. Perfetto. Ci tiriamo il rosso, entriamo qui nell'altro punto, prendiamo il filo così, ce lo tiriamo e lo facciamo passare a maglia bassissima. Prendiamo, ripassiamo nello stesso punto dove siamo entrati. Riprendiamo il filo così e lo facciamo passare sempre nella parte qui davanti. Quindi abbiamo fatto, diciamo, due maglie bassissime intrecciate proprio per rendere solo per inserire il rosso. Questa operazione la potete fare anche con l'ago, quindi date due passate di cucitura qui proprio sotto la barba, sopra la barba, scusate, e potete comunque inserire e fare la vostra boccuccia. Io in questo caso l'ho fatto direttamente con l'uncinetto. Ora mi tiro un pochino, taglio il filo così. Con l'uncinetto me lo tiro nella parte dietro e qui faccio un nodino e lo sigillo insieme a quello iniziale. E abbiamo creato anche la piccola bocca che si vede, diciamo, quando vengono applicati i baffetti. Ok, facciamo un nodino. Così. Ora continuiamo, prendiamo la colla per tessuti e iniziamo ad applicare il nasetto. Il nasetto viene applicato nella parte centrale, quindi nel centro della lavorazione iniziale. Mettiamo un goccino di colla per tessuti, prendiamo il nasetto. E lo applichiamo così. Ora dobbiamo applicare i baffetti. Quindi prendiamo i baffetti che abbiamo fatto e li dobbiamo inserire sotto il naso. Poi sistemiamo meglio la lavorazione del rosso, ecco per la bocca. Guardate.
Guardate. Quindi mettiamo sempre la colla. Potete utilizzare anche la colla a caldo, stando attenti. E inseriamo i baffi. Quindi naso e baffi. Prendiamo, vi ho fatto vedere che ho queste perline, comunque, che sono ad attaccare, si attaccano. Io le ho prese, le ho comprate, veramente le ho trovate dai cinesi, quindi se voi potete reperirle là, oppure sicuramente su Amazon ci saranno, perché su Amazon c'è tutto. Ne mettiamo uno, quindi io creo gli occhietti e li appiccico direttamente, però se voi utilizzate le perline avrete bisogno anche qui un goccino di colla o di colla a caldo. Gli occhietti, ecco, li mettiamo proprio in prossimità del naso, così. Quindi aspettiamo un pochino fin quando si asciughi la colla che abbiamo messo. Il faccino di Babbo Natale è pronto. Guardate come si vede la boccuccia. Si vede o non si vede, però comunque è simpatica anche a farla. Ora prendiamo il pompon e qui magari useremo. Allora, potete anche attaccarlo. Io ho calcolato che la colla per tessuti non mi aiuta tanto, perché non attacca bene. Quindi se utilizzate la colla a caldo, io ve lo consiglio perché non si stacca assolutamente, però con questa no. Quindi io che faccio? Inserisco una parte, prendo anche il rosso e poi faccio un nodino bello stretto e fisso il tutto legandolo. Poi magari lo sigillerò meglio con la colla a caldo. Lo leghiamo bello stretto. Facciamo un altro nodo. Ok. Tagliamo i fili. Uno. Tagliamo anche questi e poi con un goccino di colla a caldo, di colla, scusate perché non è a caldo, li fisseremo meglio con tutto il pompon. Guardate. Aver aspettato un momentino per, guardate, risulta perfettamente attaccato ed è quindi anche legato, perché noi l'abbiamo legato. Già così è molto molto carino, anche se volete fare dei segnaposto. Poi io ho pensato di piegare il cappellino così e di mettere il gancetto. Voi potete mettere anche il portachiavi oppure magari qualche punto nascosto, se non volete mettere il laccetto, che potete utilizzare ad esempio anche un nastrino. Io nel modo più comune possibile utilizzo un pezzetto di filo, lo taglio, lo inserisco all'interno, quindi qui poi mi viene anche in un certo senso sigillato, perché lo faccio passare nella lavorazione già piegato. Faccio passare il filo. Ok, me ne tiro una parte. Prendo il filo e poi faccio un doppio nodo, faccio così, e poi nel secondo
proprio per non slegarsi, lo faccio passare una volta, un attimino, quindi la prima e la seconda volta. Quindi faccio un doppio nodo qui nella parte superiore. Ok. Stringiamo per bene. Ok, leviamo il filo in eccesso, lo tagliamo. Risulterà così poi. E questo nodino, che è un pochino brutto a vedersi, lo incastriamo nella lavorazione con l'aiuto magari di un ago oppure dell'uncinetto. E qui potete anche inserire un goccino di colla e comunque non farlo muovere. Guardate, e abbiamo il nostro laccetto. Qui abbiamo terminato la nostra decorazione natalizia e la nostra faccina di Babbo Natale, che ora è pronta per abbellire l'albero, le mensole, la casa. Ve l'ho detto all'inizio, potete applicare una calamita e quindi applicarle ai frigoriferi, alle cappe, oppure inserire un portachiave, utilizzarlo come segnaposto, oppure applicarlo in portatovaglioli, quindi tutto quello che potete realizzare all'uncinetto, a farlo, utilizzarlo come applicazione. E anche nelle ghirlande fuori porta sono carini e inseriti magari o uno oppure farlo tutto di Babbo Natale. Veramente le idee sicuramente non vi mancheranno. La lavorazione è semplicissima, come avete visto. Spero che il video vi sia piaciuto. Se avete delle domande da fare, commentate qui sotto sulla mia pagina Facebook o Instagram Passione Uncinetto. Io sarò lieta di rispondervi. Vi ringrazio come sempre di avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo video.